Quello che Bossi non è riuscito a fare, di spezzare l'Italia a metà, ci è riuscito l'amministratore delegato Moretti. Praticamente tutti i treni notte si fermeranno a Roma. Ok, le 5 mensilità che non hai pagato, e dice che il ministero ha detto come 5 mensilità? Dice, guardi che questi sono da maggio che non prendono soldi. Abbiamo occupato questo piano, dormiamo qui per terra, su questi materassi. Calcoliamo che abbiamo speso circa, i contribuenti hanno speso circa 80 milioni di euro per revampizzare, ristrutturare tutto il parco vetture letto. Hanno fatto un volantino questi qui delle centri sociali, con tutti i comitati, e stanno girando a danno, hanno preso lo striscione e stanno girando per tutte le strade del quartiere. Ci sono 156 vetture letto dismesse per il fatto dei tagli, ecco. Queste vetture sono costate ai contribuenti, perché sono soldi pubblici, 400.000 euro l'una. Sono 5 mesi che non percepiamo lo stipendio. Fino adesso l'unica rappresentanza politica che ci ha risposto è stato il senatore Stefano Pedica dell'IDV. Ogni volta arrivi in stazione, stacca e riattacca. Ciò andava in tilta continuamente, non scaricavano, che le stanno dismettendo e chiudendo di corsa per farle sparire, per non far vedere. Sono fatte restare da 2 anni, 3, non di più. 10, 6, sì. 2011. È stata mandata... 10 giugno. 5 mesi fa. Questa invece si porterà. Questa non l'hanno ancora chiusa. Questa è tutta roba nuova. Ecco. Oh, forse tutte volte che ci tagliamo. Beh, ci torniamo qua lì. Questa è roba nuova, senatore. Noi siamo licenziati. Guardi pure. Madonna. E noi non possiamo essere. E noi siamo licenziati, no? E a noi non ci posso nessuno. E vuole una prova per fargli capire che questa vettura è stata rimodernata. E questo sistema di telecamere che hanno messo per i ladri. Madonna. Ah, pure c'è il sistema. Cioè, ma mi viene da piangere, le vetture così. Maggiore, ma tu hai messo una vettura letto così? Madonna. Beh? Dico, con la telecamera avranno preso Moretti e tutti i ladri. Ma quindi dire, c'è anche... C'è dentro Moretti. Ci viene da piangere, che noi facciamo servizio qua sopra, vedere una vettura letto così. Oggi siamo qui appunto con i lavoratori della RSI, della Servirail, cioè quelli che lavoravano sui vagoni no, dove ogni vagone costa per ristrutturarlo 400.000 euro. Ecco, questi vagoni sono stati ristrutturati non 5 anni fa, ma pochi mesi fa. Sono funzionanti? No, sono qui, fermi, bloccati al macero. Ecco, questo è il regalo che Moretti ha dato a questi lavoratori. Che cosa ha fatto? Ha svenduto la compagnia letto agli stranieri, ma ha svenduto anche i nostri lavoratori italiani. Cioè, loro restano a casa e i lavoratori stranieri prenderanno in mano questo servizio. È una vergogna che dobbiamo metterla in evidenza. Sono 800 famiglie, 800 lavoratori che l'11 di dicembre avranno una lettera di licenziamento. È quella persona che si chiama Moretti che ha cancellato con una lettera il futuro di questi signori. Il governo Monti si chiede come risanare il paese e agire in modo diverso al governo Berlusconi. Non occorre essere docenti bocconiani per saperlo, basta venire a vedere cosa sta accadendo in questa situazione. Il trasporto ferroviario è il futuro delle infrastrutture. Allora come fai a privarti di una professionalità di lavoratori che per anni hanno lavorato sulle ferrovie e cedi questo servizio ai francesi? Cedi ai francesi, quali d'accordo con Montezemolo stanno prendendosi anche l'uso delle ferrovie italiane. Allora, se Monti
e i ministri, in particolare Passera, non hanno conflitti di interesse e non hanno contratti pubblicitari con le ferrovie dello Stato e non sono amici degli amici di Moretti, allora è indispensabile che per questi lavoratori si intervenga. Noi agiremo in Parlamento a fianco di questi lavoratori che stanno sui tetti e che chiedono semplicemente che il governo dia un segno di discontinuità, cioè di considerare il lavoro e il lavoratore un valore e non certo un esubero. Resteremo qua in oltranza finché Trenitalia non verrà una risposta concreta.